Allora, la prima è come ti sei sentito tu anche soprattutto come membro del gruppo storico della squadra, ormai dopo una storia del genere, che per te non è nuova, se avete già fatto di questo tipo, ma che in una posizione così particolare, probabilmente è un'impresa ancora maggiore di quelle tante del passato. Sì, in effetti in 2 mesi sono cambiate tantissime cose. Ho cambiato due, forse anche tre allenatori, che comunque già con Pioli era allenatore nuovo, poi è arrivato Mangia, direttore sportivo, Modulo, un'eliminazione in Europa League, tanti giocatori importanti che sono andati via. C'era un po' di, ecco, negatività proprio nell'ambiente, c'era un po' di malumore, forse anche giustamente, che comunque è normale che quando cambi tantissimo la gente perde un po' di fiducia, però la miglior medicina alla fine sono le vittorie. Le vittorie abbinate alle prestazioni, che secondo me al di là della vittoria il Palermo ha fatto una grandissima prestazione l'altra sera, perché il che se ne dica che l'Inter non è ancora l'Inter quella vera, però io darei più meriti al Palermo che dei meriti dell'Inter. Che significa? Che abbiamo fatto una partita molto molto rabbiosa, una partita con un'attenzione incredibile e con una voglia di portare via i 3 punti proprio per riconquistare i nostri tifosi, ma più che riconquistare perché i tifosi sono sempre stati con noi, sono sempre stati con noi, non ho mai sentito una polemica nei nostri confronti. Era proprio, ecco, riportare quell'entusiasmo che in città sinceramente si avvertiva. È arrivato l'allenatore nuovo, ci ha dato tantissimo, soprattutto l'entusiasmo, quello che a noi mancava dopo l'eliminazione e qualche brutta prestazione nel precampionato. Mancava un po' di entusiasmo, stavamo perdendo un po' di autostima e quindi ci voleva, ecco, una vittoria proprio come l'abbiamo fatto l'altra sera per ritornare, secondo me, il Palermo che i palermitani e anche noi stessi vogliamo vedere, perché, ripeto, secondo me questa squadra ha delle qualità. Sinceramente io ho sempre detto che a me piace giocare in difesa, piace fare il difensore anche se ho sempre giocato a tre in questi anni, a due pochissime volte ho giocato. Il mister mi ha chiesto, ecco, la disponibilità, io come sempre, perché ripeto, per me il ruolo cambia pochissimo, per me è importante essere protagonista, sono sincero. In difesa a centrocampo l'importante è che riesco a dare qualcosa alla squadra e che possiamo, alla fine lavoriamo tutti per una sola cosa, per il risultato. Sinceramente è un ruolo che mi piace fare e se in futuro, ecco, l'allenatore dovesse continuare a chiedermi di giocare in difesa, darò la massima disponibilità, soprattutto se i risultati sono quelli che si sono visti l'altra sera.